ci tenevo un po', ma anche volevo un po' anche capire gli enti pubblici in questa vostra iniziativa di adesso come si stanno relazionando. Voglio dire, che vi sta aiutando in questo? Non... Allora, noi praticamente abbiamo interpellato la provincia regionale di Ragusa per poter fare questa manifestazione e l'amministrazione di Santa Croce Camerina, il sindaco Schempa. Sì. Abbiamo chiesto un contributo sia alla provincia e sia naturalmente al sindaco, diciamo, per fare questa organizzazione, e naturalmente siamo stati accontentati perché secondo me credo che è una manifestazione molto bella ed è diciamo dà lustro al nostro paese. Questo è quello che... Dico, va bene, sì. Questo va bene. Voglio dire, sì. In questa diciamo partecipazione sì. Ovviamente ci sono dei pesi. Certo. I pesi sono praticamente Questi pesi sono suddivisi che la provincia regionale abbiamo chiesto un contributo diciamo a livello economico e attualmente alla provincia regionale c'è Piero Mandarà, che noi sappiamo che è assessore. E mentre per quanto riguarda il comune di Santa Croce si sta interessando dell'organizzazione, proprio stamattina io sono andato al comando dei vigili urbani, sono stato chiamato per vedere di impostare tutta l'ordine pubblico che c'è da impostare. Antonella, se vuoi dare un breve allora, sul programma di come si svolgerà. Il programma sì. È stato così impostato, innanzitutto alle 17, quindi il programma che riguarda l'ingresso di questi... Scusa, devo dire una cosa, che proprio stamattina abbiamo avuto un po' di difficoltà col comandante del... Alfano? Diciamo, no, col comandante dei vigili urbani, perché ci sarà in un orario ben preciso la Santa Messa. Per cui dobbiamo ora vedere e organizzarci anche nei tempi per poter sia rientrare nel programma che noi abbiamo attualmente, sì. Sia di non disturbare durante la messa. Sì, questo sì. Qui è quello che... Per cui vediamo un pochettino con il parroco di Santa Croce come ci possiamo anche organizzare, perché c'erano delle cose che loro dovevano andare a vedere diciamo a livello religioso, che c'erano delle suore che dovevano parlare. Certo, ci sono comunque, le celebrazioni per San Giuseppe, ci sono delle cose che dobbiamo vedere e non sappiamo se un pochettino l'orario dovrebbe slittare. Comunque, allora, a prescindere dall'orario, in linea generale diciamo quello che ci sarà. Quello che ci sarà. Cioè intorno alle 17 intanto ci dovrebbe essere questo ammassamento dei bersaglieri in Piazza Carducci. Aspettiamo poi, l'arrivo. Per tradurre, ammassamento significa arrivo della fanfara dei bersaglieri. Sì. In gergo militare, sì. Perché lo conosce, il militare non l'ha fatta come me, dice chi è stato ammassamento. Cioè praticamente siccome noi... Ammassamento delle truppe. Sì, siccome noi quando, dopo che abbiamo... Siccome noi dopo che abbiamo chiesto queste autorizzazioni, che abbiamo chiesto diciamo questi di poter fare la manifestazione, abbiamo trasmesso alla sezione regionale di Palermo questa iniziativa, mandando anche la brochure, mandando anche il programma. Ci siamo messi d'accordo poi con le varie associazioni per vedere se qualcuno vuole venire anche a fare la sfilata con noi. Per cui certo. Credo che verranno intanto quelli della sezione di Palermo, la sezione regionale verranno sicuramente, che ci sarà il colonnello Alfano e con altri diciamo bersaglieri. Quelli di Caltanissetta verranno perché giustamente devono fare il concerto che loro vengono da Noto, perché di mattina loro vanno a celebrare il 150° anniversario a Noto, per cui poi di pomeriggio dovrebbero proseguiranno qua. Ed altri sicuramente della provincia, che a Vittoria noi abbiamo la sezione provinciale, perché la sezione provinciale è a Vittoria, per cui verranno bersaglieri di Vittoria e di altri. Quindi sarà sì. Ma noi aspettiamo che verranno diciamo quindi una grande festa. Sì, sarà una grande festa praticamente. Speriamo che il tempo ci aiuti, infatti, il tempo soprattutto ci conceda una tregua atmosferico, come si suol dire. Speriamo, il tempo meteorologico. Giovedì, buono. Vediamo tu che no, buono. Pescatore buono giovedì.
Allora, quinto, successivamente proseguiamo. Dopo la piazza Carducci, quindi l'incontro con gli altri bersaglieri, ci sarà una sfilata. Sì, questa sfilata per il centro storico, sia con la fanfara di Caltanissetta, sia con la vostra fanfara. Con la nostra fanfara e più con chi, tutti gli altri che si associeranno. Tutti gli altri bersaglieri. Gli associati, sì. Devo dire anche un'altra cosa, che lì c'è messo, che noi ora lunedì, questo diciamo, andiamo a fare, manderemo gli inviti naturalmente anche alle altre associazioni, certo. Che, perché vogliamo che si fanno lo schieramento loro anche in piazza, quando poi ci sarà il concerto, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Santa Croce Camerina, i combattenti, tutte le associazioni presenti che abbiamo noi a Santa Croce, combattentistiche che noi, ed arma che già d'altronde c'è il 17 marzo, quindi sì. Per maggior ragione l'evento assume un significato è una cosa importante. Poi quindi ci sarà l'incontro con le autorità cittadine e poi le associazioni combattentistiche d'arma, sì. Successivamente la deposizione della corona presso il monumento dei caduti, sì. E poi Piazza Vittorio Emanuele con l'intervento delle varie autorità presenti. E poi questo concerto della fanfara dei bersaglieri, sì. Dove ci alterniamo noi, diciamo ex fanfara, se lo vogliamo chiamare così, e la fanfara di Caltanissetta, sperando anche di fare, vediamo di riuscire a suonare assieme, anche perché sarebbe una cosa bella, perché le marce sono identiche, però ci sono certe sfumature, ognuno ha il suo stile, per cui ci sono degli arrangiamenti che possono essere un po' diversi, per cui vediamo quello che succede. Naturalmente gli ospiti devono fare la parte maggiore, certo, è normale, d'altra certo. Parte noi faremo la nostra parte, vediamo. Vabbè, che cosa rappresentate succede, rappresentate Santa Croce, quindi alla, sì, fine in casa. C'è da dire che ci stiamo riunendo, ieri sera è stata la prima, domenica la seconda, poi ci sarà una terza, vediamo quando la possiamo fare. Comunque, in tre prove. Siamo certi che i cittadini di Santa Croce non vi faranno mancare un grossissimo applauso. Troppo buono che l'hai detto. E per l'iniziativa, grazie. Per quello che poi riuscirete a fare, grazie, di fatto. Sulla... Sì, sì, sì. Poi, terminata questa parte pubblica, diciamo. Sì, ci sarà una parte più, ci sarà una parte un po' più privata. Sì, sì, sì. Che si svolgerà a Punta Secca, dove in un noto locale. Sì. A seguire il programma qua di Santa Croce, dove le autorità provinciali riceveranno e consegneranno degli attestati di riconoscimento a tutti i membri che nel tempo hanno fatto parte, sì, della fanfara dei bersaglieri di Santa Croce, sì, attraverso un attestato. Sarà proiettato un video. Che andrà a ripercorrere tutte le fasi delle attività lunga 15 anni circa, appunto, della fanfara, e verrà fatto dono a ciascun membro sempre della fanfara dei bersaglieri di una copia di questo video, che è qualcosa di incredibilmente bello, simpatico, commemorativo, che vi farà sicuramente entusiasmare, sì, sì. Perché abbiamo noi già visto privilegiati qualche pezzetto, già sappiamo di cosa si tratta. E quindi sono sicuro che qualcuno di voi all'interno lì del locale dove si andrà, si commuoverà, perché io e Antonella abbiamo il graditissimo compito, saremo onorati di farlo, di condurre sia qua in piazza che poi a Punta Secca, di condurre l'intera serata. Quindi siamo molto molto orgogliosi e onorati di poter partecipare. Se avrà questo stile integrante, andiamo proprio per questo evento. Qualcuno di voi, dicevo, avrà le lacrime agli occhi. Ora voglio dire un'altra cosa. Guarda che io ho fatto caricare anche i ragazzi. Ah, io pensavo un fucile. No, ho fatto caricare anche i ragazzi dicendo che basta mettersi il cappello piumato e ci si risente bersagliere. No, solo bersagliere. Già a 90 anni ti senti ancora giovane, certo. Questo è il problema, certo. Perciò è basta, certo, mettersi il cappello. Ma anche voi potete mettere difatti, il cappello. No, questo volevo dire io. Difatti, il cappello piumato è un po' più metto, la chiarita. Mi ricaricate anche voi, signora.
signorina allora, col cappello piumato, perché io venivo per la vita militare. Difatti lo spirito di questa iniziativa è far rinascere all'interno di quelli che hanno fatto parte della fanfara, esatto, e di quelli, sì, che eventualmente ne vorranno far parte nel futuro, ammesso che la fanfara possa risorgere dalle proprie ceneri, ecco, proprio quello di far rinascere l'entusiasmo e l'orgoglio di esserci. Questo è bello, ma questo è, guarda, ti devo dire una cosa, complimenti. Di che cosa? Questa è una bella frase, l'orgoglio di esserci. E questa è la frase che abbiamo messo nella copertina del DVD che vi regaleremo. Bravo, questa è una cosa partorita dalla mia fervida mente. Complimenti veramente. È molto bella. Questa frase è una frase molto l'orgoglio di esserci. Perciò, a parte il complimento del farci mettere il cappello fumato alla signorina. Ma lei, ci sono pure io. No, e tu chi sei? Va bene. Ma guarda un po'. E poi dicono che le donne arrivano sempre dopo degli altri. Guarda che per te c'è i bersaglieri, oltre ad avere il cappello piumato, hanno pure le mascotte. Durante il servizio non è che si porta sempre il cappello piumato, hanno il cosiddetto fez, che è un copricapo turco, perché l'hanno preso in Turchia. Sì, a coppa la delana con Odiumo. Bravo. E ti dirò una cosa, non è tanto facile se tu te lo metti qua. Accetto. Se non sei abituato a farlo. A tenerlo di cara. E correre con il fez. E certo. Perché praticamente viene posizionato. Si potrebbe fare a signorina con il cappello piumato, salvo. Cade in Piazza d'Armi una cosa vista mentre corre. C'è che mala figura. Le licenze, tutto quello che poteva esistere. Venivano cancellate. Venivano cancellate. Revocate una volta. Parliamo noi quando abbiamo fatto il servizio militare. Per cui. Ma io, per quanto riguarda questo, potrei dire, se mi è possibile, un aneddoto. Alla stazione di Bologna, un nostro paesano, ufficiale di servizio a Bologna, noi dovevamo prendere il treno, ammassati di soldi per Natale, arriva il treno a Brescia a Bologna. Allora un amico mio, un altro collega, dice: guarda, pagano la porta era già piena, non si poteva entrare, guarda dalla finestra. Allora mette le mani così, mette un piede e entra. Militare, grido, sento, che cosa c'è? Ma non lo sai che ci sono le porte nel treno? Io mi rigiro, certamente non lo sai che sono un bersagliere. Apriti il cielo, mi ha mandato il biglietto di punizione in caserma. per dire che in quel momento, quando tu hai un cappello in testa, non guardi niente, è uno spirito che, non so, lo senti nello stomaco. Bella sta cosa, perché rende il bersagliere diverso dagli altri militari, come anche in un certo circostanza anche l'alpino, ad esempio. È un altro corpo particolare. Il nostro copricapo si chiama Vaira. Quello piumato o l'altro? No, il copricapo è quello nero. Si chiama Vaira. E le piume sono piume di gallo cedrone. Cedrone. Questo è un particolare. È un particolare. Molto. Una volta erano praticamente, diciamo, le piume erano naturali, ora forse mi sa che sono sintetiche. Pure lì la tecnologia. Ma comunque i cappelli piumati fuori ordinanza credo che sono piume naturali, mentre quelli da combattimento, perché c'è il piumetto da combattimento che veniva messo nell'elmetto, sono più piccole. Nell'elmetto possibilmente sono sintetiche, perché sono 8-10 piume, meglio. Non hanno la lunghezza quelle piccole. Se volete mettere l'elmetto a disposizione. No, già. I venti di guerra stanno cominciando a soffiare da qualche parte, però voglio dire, non mettiamo le mani avanti per scaramanzia, facciamo conto che tutto va bene. Ecco, e poi si vedrà. Quindi allora per ricapitolare, sì. La fanfara dei bersaglieri, dopo circa 5 anni di silenzio assoluto, che sembrava scomparsa nell'oblio più totale dal 2004, quando siamo andati all'ultimo raduno ad Ascolo di Piceno. Quindi insomma
qualche anno che c'è silenzio assoluto. 2005 abbiamo provato. Ah vabbè, 2005 poi abbiamo cercato di riprovare. A me interessa sentire da ciascuno di voi la vostra sensazione di rimettere di nuovo quel copricapo e di provare a suonare di nuovo uno strumento con le marce della fanfara. Scusa per la sensazione. In breve, che sensazione? Ma la sensazione è indecifrabile, non è una questione. Indecifrabile. Non è una questione. E la sensazione, vedi, cioè, certe cose tu la senti perché ci sei stato, ma se tu che non sei stato un militare, non volete offendere gli altri militari, non sei stato un bersagliere, non metti un capricapo con un altro, però se te lo metti tu di nuovo, appena lo metti e revivere, qualcosa revivere, no qualcosa lo sente e pare che qualcosa ti cambia, un colpo al cuore, e qualcosa ti cambia. Io devo dire che può sembrare fanatismo, ma non è così, perché io quando sono andato militare, lo devo dire onestamente, mi è sembrato veramente una cosa lasciare perdere quello che stavo facendo, cioè, perché stavo iniziando con la professione, certo, eccetera eccetera, l'abilitazione, per cui non lo volevo fare. Ma quando sono arrivato nella caserma dei bersaglieri, al primo reggimento bersagliere La Marmora di Civitavecchia, che alcuni hanno suonato lì, sono stati, diciamo, militari lì, anche lui una volta è andato in trasferta, mi sembra, lì al primo reggimento, no? In Scozia. E ti entra poi dentro un qualche cosa, appunto, che sembra fanatismo. Ti dico questo qua, il mio comandante. Una droga positiva. E ti dico questo: il mio comandante di compagnia, tenente Carlo Gisbani, aveva dietro la cattedra, dove c'era lui, la prima fotografia, il numero uno, La Marmora, e lui l'88esimo comandante della compagnia formata dalla Marmora. Io ero nella prima compagnia formata dalla Marmora. Lì c'è un qualche cosa che è difficilissimo spiegare, che non tutti possono capire. Ma lì poi subentrava anche la patria, in quella situazione subentrava anche la patria, certo. Per cui chi non ha fatto il servizio militare nei bersaglieri ci possono dire che siamo dei fanatici, facciamo scenografia, ma non è così. Allora, col mio discorso, sì, che nei giovani un po' si è perso, ma perché certo, non avendo vissuto la vita militare non possono capire, non perché non vogliono, giusto, ma non possono, giusto, capire, non possono capire la passione, il senso proprio di appartenenza a quel nucleo. A un corpo. Sì, sì, io sì. Dico, in tutti i corpi del, diciamo, dell'esercito italiano sono certo dei corpi molto gloriosi, molto gloriosi, però quando parte una compagnia di bersaglieri, guardate, è una cosa, un'emozione da vedere. Quando fanno si vede alla televisione che partono una compagnia di bersaglieri con la fanfara davanti e si mettono a correre, intanto gli lasciano il campo aperto perché si deve correre e suonare, cioè, correre e suonare con la compagnia di dietro. È veramente un qualcosa di particolare. Io sentivo gridare le persone come allo stadio. E all'inizio dicevo, ma chi ce l'hanno con Nianza, proprio a ste livelle qua, oppure passare attraverso la folla e sentirsi tirare i piumetti. L'entusiasmo. La piuma, perché la piuma nera dava da fortuna. Ah, pure questo. Pure questa qua. Proprio tu iniziavi avanti di corsa, diceva il comandante della fanfara, e tu sentivi le persone che tiravano i piumetti così e sentivi la vaira che si muoveva in un certo modo. E sono delle cose, delle sensazioni che veramente che chi non ha fatto il servizio militare né bersagliere non può provare. Ora sentiamo la sensazione di Vincenzo Cuccia, che già le lacrime agli occhi ce l'ha già fin da adesso, quindi figurarsi giovedì. Io già ce l'avevo quando ho saputo che veniva la fanfara. Già mi ha preceduto comunque. Dovevo sempre spiazzare. Perché no? A me me l'hanno detto prima che deve venire questa fanfara di Caltanissetta. E ho detto, io che sono uno promotorio della fanfara di Santa Croce, me ne è dire o a dire c'è appiesso, o se no da Santa Croce io scappo completamente, me ne vado, perché cioè io mi emoziono, lo stesso che in televisione a volte li sento, mi emoziono. Che bello questo, perché questa è una cosa che ti è entrata dentro e non se ne va più. No, veramente io che ci posso, a volte anche ho corrotto mia moglie, per esempio.
quando io per esempio dormivo sul divano, guarda la pampara, la pampara, cioè, ti svegliava la vita per già, dirti mi svegliava che... lei, perché beh, poi non c'era del bisogno, perché già ecco, la sentivo. Ecco, ritornare a dire l'orgoglio di esserci, l'orgoglio di esserci sì, stati sì. E di esserci ancora. Scusa, a proposito di questo, mia madre, con la sua veneranda età, che la saluto, ma non mi può dire naturalmente, ancora oggi, quando vede che ci sono i bersaglieri, mi telefona e mi dice guarda che ci sono i bersaglieri, quindi, alla televisione. Quindi avviene anche un coinvolgimento delle sì, famiglie, sì, vengono sì, coinvolti sì, tutti sì. In questo spirito. Mio padre Buonanime mi diceva, ma perché non viene col cappello vestito da bersagliere, sai? Però io giustamente ero giovane, queste cose non li provavo, dico... dicevo no, mi vergogno. Poi una volta, quando mi sono congedato, sono venuto praticamente vestito con la drop... La drop con tutto, diciamo, la divisa in alto uniforme e diciamo la vaira, e l'ho fatto felice perché mi ha visto per le mamme. Sono emozioni queste, sì, sono sì, ricordi. Ma dico, ma ci dobbiamo rassegnare al declino di queste bellissime tradizioni, oppure c'è qualche speranza che tutto questo possa continuare ancora per il futuro? Speriamo che può continuare, perché a sentire parlare voi già mi entusiasmo, io che non ho fatto il merito. E appunto, perché ora speriamo. Dico, se questo messaggio passa per i giovani, ma sarebbe una cosa potrebbe andare avanti se ognuno di noi faremmo, ma lascia andare, e allora potremmo andare avanti benissimo. Ma se ognuno di noi vuole prendere un'iniziativa, non va mai avanti, perché deve essere uno a prendere l'iniziativa e basta. Poi io volevo dire solo una cosa: io al momento in cui mi sono congedato, questo lo voglio dire apertamente, perché oggi c'è mio nipote che ha fatto poi il militare nel bersagliere pure lui, ma aveva 4 anni, quando io mi ho congedato lui aveva 4 anni. Cioè io mi ho congedato prima, però mia moglie col vestito che io ho portato da militare l'ha vestito di carnevale da bersagliere. E allora c'è stato un raduno nel cinema, avevamo una sfilata, ha vinto il premio. Con la divisa di bersagliere. Con la divisa di bersagliere, un ragazzino così. Beh, certo, perché faceva tenere. Che poi da quando ha fatto il bersagliere? Vedi la continuità nelle cose. La continuità. C'è pure mio nipote che l'ha fatto, che sarebbe l'altro, il figlio di mia sorella. L'ha fatto pure nel bersagliere. Ma sempre con quel quindi una dinastia di bersaglieri. Sì. Ha iniziato Vincenzo Puccia. No, è stato forse... il sangue che ho trasmesso in queste ragazze è sempre una traccia che rimane nell'individuo, e si sente questo. Ora, niente, io vogliamo continuare con qualche altra cosa? Non lo so, vai. Io devo dire questo. Abbiamo qua. Abbiamo solo 5 minuti. 5 minuti, allora, 3 minuti e poi il tempo. Perfetto, io è doveroso dire questo qua. Che le amministrazioni che ci sono state precedentemente all'ultima amministrazione, questa qua in ambito comunale, e ogni qualvolta noi andavamo, che l'amministrazione del, noi siamo stati con l'amministrazione del sindaco Casconi allora a suo tempo, ogni volta che noi cercavamo, cioè siete nati con l'amministrazione Casconi, ogni volta che noi cercavamo un contributo, e loro facevano del tutto per poterci accontentare, poter andare diciamo, nei vari raduni. E questo era un peso che doveva prendersi sempre Piero Mandarà, perché doveva preparare le carte, doveva andare in giro a cercare, e perché io mi sono sempre occupato della situazione. Piero Mandarà alleggia. Sì, ma sì, no. Ma componente era, però della fanfara. Lui è un storico, è un segretario. Lui è stato un componente storico della fanfara. La fanfara, diciamo, è nata, quando è nata la fanfara, praticamente, questo gruppo di amici di Santa Croce, ex bersaglieri, naturalmente in congedo allora a suo tempo. Ora devo dire che la parola in congedo non deve esistere più, tant'è vero che si dice sezione dei bersaglieri. Sezione nazionale bersaglieri. Quindi è improprio di Santa Croce. No, perché, dire concedo, perché dentro l'associazione ci possono essere anche persone militari che sono ancora tutt'oggi in armi, però che sono iscritti nelle varie sezioni bersaglieresche. Certo. Va bene questo qua. Per cui devo dire che
Quando è nata questa nostra sezione? La sezione è nata così, che un gruppo di amici si sono riuniti, Cuciti, lui ed altri, e hanno cercato di formare questa fanfara. Hanno iniziato, poi naturalmente Cuciti ha preparato tutte le marce, ma questa fanfara non poteva avere seguito se non c'era l'associazione di dietro. Per cui che cosa è successo? Che Piero Mandarà si è occupato di preparare lo statuto, di mandarlo a Roma, mi ha coinvolto, che io in un primo momento, pur essendo un bersagliere, preso diciamo dalla mia vita quotidiana e professionale in un certo senso, gli dicevo: Piero, io a suonare non ci vengo, mi dispiace, no, ma tu a mettere i firme, perché io mi sono congedato come caporal maggiore del primo reggimento bersaglieri, e naturalmente ci voleva la firma, diciamo, mia, perché ci voleva un sottufficiale. Allora, diciamo, i caporal maggiore fanno parte dei sottufficiali come sergenti. Sì. Per cui automaticamente gli ho messo questa firma qua, Piero ha preparato tutto lo statuto, e allora da quel momento in poi ha coinvolto ha iniziato, diciamo, l'associazione, abbiamo iniziato a provare, andavamo a provare da Cuciti, nel magazzino di Cuciti, nel famoso capannone, no? Nel famoso capannone, perché lui non lo voleva dire, però lui giustamente ci metteva il suo impegno, accendeva le luci, cercava di suonare, abbiamo comprato impegno, insomma impegno. Degli impegni che ancora oggi, pensandoci, sono stati veramente impegni molto molto, per cui poi, ecco, parlando delle varie amministrazioni, poi siamo arrivati, che è l'ultimo raduno che abbiamo fatto, è quello di Ascoli Piceno, dove c'era l'amministrazione Schembra, c'era Piero Mandarà come assessore ed è venuto con noi, e allora ci ha accompagnato lui e anche l'assessore Malaspina che è venuto con il vigile, veniva sempre, il comando ci dava sempre un vigile con lo stendardo, col gonfalone del comune di Santa Croce. Questa è stata l'ultima uscita che noi abbiamo fatto, diciamo. Purtroppo come fanfare, l'associazione l'abbiamo mantenuta sempre, esiste ancora, per cui speriamo, c'è questa bella iniziativa qua. E speriamo che l'Unità d'Italia giorno 17 ci faccia unire a tutti i santacrocesi assieme. Sarebbe e volerci cosa. Bene tutti Sarebbe perché è la cosa più importante, volersi bene è la cosa più importante, e cercare di tirarsi poco poco indietro, questa è la cosa più importante, del proprio egoismo, esatto, e vedere sempre le cose in un modo positivo e mai in un modo negativo. Perché questo oggi, è un bel proclamo. Io ho detto questo qua quando abbiamo iniziato a organizzare questo. Dici, lasciamoci il passato dietro le spalle e andiamo avanti. Dobbiamo vedere il presente, il futuro, che è una cosa bella. E insegniamo ai giovani che noi persone adulte che oggi siamo, prima ci dobbiamo volere bene noi, di dire: giovane, tu devi volere bene a un altro giovane, perché il giovane si vede che ci vogliamo bene io e te, è chiaro. E ci abbracciamo, lo spirito e di emulazione, sia in positivo, sì, che, sia negativo, in positivo che in negativo. Questo è. D'accordo, hai perché quando un giovane sente parlare il proprio genitore a casa e parlare male di un'altra persona, il giovane prende esempio. Ma poi che cosa vogliamo, come vogliamo che deve riuscire questa società? Se ne parli bene. Esatto. Purtroppo il nostro e allora tempo, speriamo che il giorno 17 finito, ci vogliamo bene tutti, ci abbracciamo tutti per questa Unità d'Italia. Con questo diciamo, posso dire una cosa, lancio, viva l'Italia. E lo diremo ancora più forte in piazza giovedì, viva l'Italia. Prima casa finisce. E viva tutti noi. Cioè anche tutti i santacrocesi, che è una cosa bellissima, aiutateci. Bravo. Bene. Finisce qui questa splendida puntata di grande positivismo con i miei ospiti e gli ospiti anche di Antonella, che mi ha fatto compagnia in questa bella puntata. Quindi ringrazio Guglielmo Pagano, il presidente dell'Associazione Bersaglieri di Santa Croce, Vincenzo Puccia, componente storico della Fanfara dei Bersaglieri, nonché fondatore, questo pure, Marcello Puglisi, la mente. No, assolutamente, troppo buono. Capo fanfare è umile. Bersagliere come tutti i bersaglieri. Va benissimo, d'Italia. Con questo concludiamo in bellezza questa bella discussione. Ringrazio Antonella per la collaborazione, ringrazio Elisa, che è stata un po' in silenzio questa sera perché
La possiamo fare parlare? No, no, non c'è più tempo di farla parlare, tanto no. Non c'è tempo, eravamo in troppi. Eravamo in troppi stasera, una frecciata. Sì, una frecciatina di quella. Vabbè, ringraziamo per la parte tecnica Fausto Mandarai, Fabio Labiso, Fausto per la parte delle immagini e Fabio Labiso per quanto riguarda l'audio. E che dire? A giovedì. Buona celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. A giovedì. Auguri a tutti. Arrivederci. Auguri a tutti.